Io sono Giovanni Mazzone, sono chirurgo generale d'urgenza. Ho fatto la mia prima missione con Medici Senza Frontiere a fine 2017 e mi sono pentito di non averle fatte prima, di aver aderito soltanto così tardi. Sono stato in Sud Sudan e per 3 mesi ho fatto in pieno il mio lavoro, quello che a me piace fare, cioè ho fatto il chirurgo H24 e ho spaziato dalla ginecologia alla chirurgia addominale, alla chirurgia toracica, all'ortopedia. Per me l'aspetto positivo è stato poter finalmente fare il chirurgo, il medico a 360 gradi e in generale per chi ne ha bisogno. È bello non dover stare a pensare al turno e quando finalmente riesci ad andare a letto, vai a letto soddisfatto. Eccezionale. È qualche cosa che ancora mi commuove a pensarci e ancor più sono commosso al pensiero dei pazienti e di come loro sono fiduciosi e grati della nostra attività. A me è sempre piaciuto viaggiare in solitario, andare fuori dai normali percorsi turistici, ma viaggiando con MSF si va nel mondo reale. Si va in posti dove in altro modo non si arriverebbe di sicuro. Molto curioso di vedere cosa avrei trovato. Speranzoso di poter dare un contributo, perché non sapendo cosa si va a trovare, speravo magari, guarda, che arrivo lì e divento un medico inutile. Ma invece qualsiasi figura in realtà è utile in questi contesti. Tornare per certi versi è un po' difficile perché tornando si vede il mondo conosciuto confrontato con il mondo nuovo che si è esplorato e quindi bisogna fare il confronto su tante cose che prima si davano per scontate. Partendo bisogna essere aperti a tutto. Bisogna partire tranquilli, sereni, aspettare di affrontare quello che c'è da affrontare. È una bella esperienza, bisogna soltanto farla con molta serenità e con molta oggettività.